Buondì gente, recentemente mi sono detto: Marco, dovresti fare più vlog. Quindi mi sono preparato uno zaino dove ho all'interno tutta la mia attrezzatura che mi porterei nel caso dovessi del tipo trasferire, dicessero c'è un terremoto, poi non puoi più entrare in questa stanza. Bene, prendi tutto quello che ti serve. Questa è tutta l'attrezzatura di YouTube che porterei. Infatti nel corso di questi mesi mi sono reso conto che quando speravo, sognavo tipo 2 anni fa, 3 anni fa, oddio, vorrei essere uno youtuber professionale e avere queste cose per fare video. Adesso ce l'ho più o meno. Quindi direi di vedere le cosette che volevo 2 anni fa. Cioè, in realtà certe non esistevano ancora, però 2 anni fa le avrei volute, fossero esistite, diciamo. Partiamo subito. Stiamo parlando delle Soundcore Q30. Devo dire per chiarezza che a me piacevano queste cuffie, solamente che non avevo voglia di sborsare 80 euro. Ho contattato l'azienda, me le ha inviate e non posso far altro che dire che sono fantastiche. Hanno la riduzione del rumore attivo e niente, quindi pazzesco. Poi qui abbiamo, cosa sarà mai sto coso? Cos'è, tipo un tracciatore, un qualcosa così? No, è una telecamerina. Posso tirarla fuori, accendiamola e signori, questo qua è l'unica cosa che farà video. Poi c'è anche lo schermino per vedersi. Inoltre questo è il kit combo, dove si può staccare sta parte sotto che è solo una batteria aggiuntiva. Funziona normalmente come qualsiasi telecamerina. Sto cosetto qua è un gimbal che permette di utilizzarlo in modi pazzeschi. Inoltre nel kit combo c'è anche il microfono da poter attaccare qua ed utilizzarlo in ambienti molto rumorosi per vloggare, per l'appunto. Credo migliori 500 euro che abbia speso ultimamente. E poi il treppiedino, che è super carino. Posso attaccarlo qua sotto e diventa effettivamente posabile. Quindi utilizzerò il DJI Osmo Pocket per mostrarvi la prossima cosa. Infatti se apriamo qua dentro ci dovrebbe essere la mia telecamera principale, no? Solamente che troviamo solo una cover, perché la telecamera principale per l'appunto sta registrando. Quindi nella sua magnificenza ve la mostro. Sarebbe questa, la Sony A6400. E poi qua sotto troviamo il treppiede che mi porterei nel caso andasse a fare un viaggio. Poi inoltre nella scatola qua integrata, che è uscito credo, troviamo il manfrottino, treppiedino. Ed inoltre poi troviamo un coso enorme, che in realtà c'è la sua scatola di suo. Ho dovuto utilizzare uno zaino perché, come dire, altrimenti che titolo gli davo? Vi mostro i miei 3 zaini dove tengo le cose. No, non funziona, quindi ho messo tutto in uno zaino e voilà. Qua dentro, come vi ho già mostrato tempo fa, troviamo il mio drone, il DJI Mavic Air. È tipo il modello più professionale dei droni amatoriali, possiamo dire così. E si apre in questo modo qua e vola, pazzesco. Inoltre all'interno è presente anche il controller a cui va collegato il telefono. E vabbè, i pirulini sono qua sotto, ma non li tiriamo fuori che non lo faccio volare, altrimenti mi taglio un dito. E altre 2 batterie aggiuntive per poterlo fare volare fino a 2 ore e mezza. No scusa, 1 ora e mezza. Sezione laterale troviamo un mini powerbank che utilizzo per caricare il mio iPhone. E poi troviamo 2 pannelli LED. Questo piccolo da 50 euro che è tipo una comodità infinita, essendo super sottile e bello. E poi quest'altro che è più professionale, fa una luce molto più potente, però c'ha questa batteria che ho un ingombro totale, spessissima. E poi qua troviamo un mini paio di fake AirPods della Honor, 30 euro. Mi bastano e avanzano, dato che non faccio chiamate o cose strane. Dulcis in fondo, un MacBook Air 2020. Sì, ho messo questo perché così almeno nel caso cui qualcuno lo veda al di fuori non sa di che marca è, e magari i MacBook sono più rubati, quindi prima di rubarlo magari c'è un altro che c'ha il logo Apple in bene in vista, ruba quello e fa prima. Ottima tecnica di difesa. E poi vabbè, una cover per difenderlo. Versione M1 del 2020, ci sta. A lato ho il dongle dove poter mettere tutte le periferiche, perché indovina un po', non c'è neanche una porta USB e nessuna porta micro SD o SD, quindi ottimo. E un piccolo SSD dove tengo i file di tutti i video dopo che li ho registrati, in modo da non riempire l'archiviazione di questo computer qua. Ah vabbè, poi il mio telefono iPhone XS, preso ricondizionato, che comunque, seppur non sia perfetto, sono comunque tipo 400 euro in meno rispetto al prezzo che l'avrei preso fosse stato nuovo, quindi ci sta. Signori, sto filmando questa clip in un futuro, dove ho messo a posto il cassetto che ho qua sotto e ho ricavato la maggior parte dei miei cavi e sì, sono un casino, non ho neanche potuto metterli tutti, è così pieno che sto coso è proprio spesso, è spesso. Comunque ho trovato un paio di cose che mi porterei. Ora mi porterei, perché prima erano tipo sepolte, però ora che l'ho trovato sì. La prima è il Kindle, come vedete ha batteria scarica, però dura veramente infinito, tipo 2 o 3 settimane, ed è utile per leggere, per intrattenersi in modo veloce. Inoltre i libri sono scaricati, è tipo un tablet dove
Se ci batte sopra il sole si vede ancora meglio. Fosse un telefono si vedrebbe malissimo, il Kindle si vede fantasticamente. E poi questo qua, un microfonino della Rode che ho comprato tempo fa. In realtà è fantastico perché costa poco. È quello che costa di più nei microfoni lavalier, ma in realtà è quello che costa, cioè che costa poco in confronto ad altri microfoni. Lo puoi attaccare al telefono oppure a certi computer, suona benissimo. Infatti nel caso cui voglia fare un motovlog, ho intenzione di utilizzare un coso come questo, perché altrimenti non si può fare. A proposito, ma secondo voi comprare una GoPro avrebbe senso? Perché ci ho pensato da diverso tempo, però personalmente non ne trovo così tanto. L'unico che troverei sarebbe attaccarla tipo al casco alla moto e poter andare in giro e filmarsi nel frattempo. Questa utilità è veramente così grande, tra virgolette? Ne vale la pena? Non lo so, ditemelo nei commenti, signori, o sono più propendente verso no. Ah, e forse mi porterei quello che vedremo nel prossimo video. Ma cosa sarà? Boh, lo vedremo nel prossimo video. Quindi, signori, iscrivetevi. E niente. Vabbè, poi se dobbiamo proseguire c'è il mio Mi Band 6, che terrei sempre al polso, dovessi andare da qualche parte. E poi troviamo il mio portafoglio, dove in realtà non vado neanche in giro con tanti soldi. Cioè, perché così almeno se lo perdo, vediamo quanti soldi ho. Perché così se lo perdo non ho problemi. Stiamo parlando di 40 euro, cioè. E poi soprattutto tutte banconote piccole, perché con quelle grandi non me ne faccio mai niente. Poi ho una tasca per le monete. In realtà non vorrei portare monete, però sapete com'è. Alla fine, tipo l'altro giorno al Burger King mi hanno dato un sacco di monete da 2 centesimi. Stavo per menarle, però poi ho evitato. Quindi ho questo taschino qua. E poi la mia nuova carta di... No, meglio non farla vedere. Comunque, la mia nuova carta d'identità, signori, che l'ho fatta tipo una settimana fa. La mia patente di guida, pazzesco nuovamente. La mia carta Hype e la mia carta Flowy. Qual è l'utilità di avere due carte? A volte magari una va in manutenzione per qualche ora, allora ho l'altra, posso utilizzarla. A volte serve. E poi, essendo entrambe gratuite, ho detto, perché no? Poi la carta più importante di tutte è quella del parrucchiere, che quando ci vado lui la firma. Io ogni 1, 2, 3, 4, 5, 6, ogni 10 volte che ci vado ne fa un taglio gratis. Oddio, signore, super convenienza. Però normalmente quando esco e non c'è tipo un cataclismo, oppure vado in un'altra città per una settimana, poi mi porto dietro il power bank e il DJI Osmo Pocket. Posso tenermi tutto nelle tasche di questi pantaloni qua. Tra l'altro li adoro perché hanno tipo tasche, cioè in realtà credo sia normale per i pantaloni, ma ho sempre avuto pantaloni con poche tasche, quindi ottimo. Ah, e vabbè, forse anche un paio di cuffie Bluetooth, anche se non le utilizzo mai, però le tengo in tasca. Ah, e il portafoglio, e riesco a fare tutto così. E poi ultima cosa, c'ho l'organizzatore di cavi dove metto tutti i cavi. Come vedete, sono poco organizzati, nel senso ce ne ho proprio pochi, perché recentemente ho preso questo cavetto qua che mi ha risolto completamente la vita. Infatti è bello lunghetto ed inoltre c'ha qualsiasi porta possibile. C'è la USB, la USB-C, la USB-C, il cavo Lightning, che è anche cavo micro SD, quindi mi risolve qualsiasi problema di cavo. E c'ho anche la versione corta, che tengo attaccata alla mia SSD, e è il cavo tipo più corto che conosca, e inoltre si piega in sto modo, c'è l'attacco magnetico. Pazzesco. Ok, signore, ho cercato di organizzare l'attrezzatura al meglio in modo da poter fare la miglior copertina possibile. Lo so, non sono ancora ai livelli di Otto Climano, questa gente qua. Apprezzate lo sforzo e se volete lasciate un bellissimo like. Ci si vede presto con un nuovo video e ciao, gente!